di solito mi occupo di microbiota, ma uno dei miei cavalli di battaglia è lo studio dell'epigenetica, perché lo ritengo un aspetto molto importante e trascurato rispetto invece alle potenzialità dell'epigenetica, proprio come fonte di possibile salvataggio dell'umanità, vorrei usare questo termine. Nel senso che noi vediamo aumentare in maniera significativa le pandemie cosiddette silenziose, quindi di obesità, di diabete, di malattie cardiovascolari, ipertensione, tutto quello di cui spesso soffre il paziente medio che viene nello studio. E quello che abbiamo capito in questi ultimi 20 anni di studio è che in realtà non si tratta solo di una cattiva condotta del paziente, che effettivamente, per carità, magari potrebbe collaborare di più con l'attività fisica, eccetera, ma parte anche da segnature che sono state poste nel suo programming fetale dai propri genitori. Non andiamo a casa a schiaffeggiarli, si tratta oggi di avere più consapevolezza e quindi di utilizzarla anche proprio in funzione futura di prevenzione. Questo sarebbe una, secondo me, il momento di parlare ai giovani, perché è importante che loro conoscano tutti questi aspetti della riproduzione, che non è solo il fare un figlio, ma è anche cercare di farlo il più sano possibile.